Amici carissimi del Tino Carogati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa mia lezione di piano leggero numero 278. Allora, una lezione dedicata sicuramente ai jazzisti o comunque a chi ama un certo tipo di armonia e di musica, e quindi non credo che si possa definire troppo leggero il pianoforte di oggi. Ho voluto fare questa lezione, che è una lezione un po' particolare, è un po' diversa dal solito, perché prenderò in esame quattro esercizi che vi consiglio di fare, che vi aiuteranno a comprendere meglio e soprattutto ad utilizzare certi accordi, certe scale che adesso andremo a vedere. Questo video è correlato di una dispensa realizzata al solito da Andrea Palma, che ringrazio, e da quattro mini video che poi vedrete fanno parte di questo video che sto registrando e che ho registrato separatamente, perché oltre alla dispensa avrete la possibilità di avere allo stesso costo le quattro basi MIDI relativi agli esercizi che vi farò vedere, nonché due basi MP3, una a velocità normale, cioè la velocità con la quale ho realizzato gli esercizi, e un'altra base sempre MP3 con una velocità ridotta per poter magari meglio affrontare questo esercizio. Queste basi MP3 sono dedicate e possono essere particolarmente utili a coloro che non hanno apparati MIDI e quindi possono mettere la base in MP3 o sul PC o su un altro lettore, e quindi potersi esercitare con una base al solito realizzata con batteria e contrabbasso. Mentre nelle basi MIDI trovate logicamente anche il pianoforte, in particolare quello che ho eseguito nei video che andremo a vedere. Tutto questo sarà pentagrammato nella dispensa che potete appunto acquistare sul mio sito. Allora, andiamo alla tastiera, così vediamo subito di che cosa vi voglio oggi parlare. Dunque, in buona sostanza vi voglio parlare dell'accordo di tredicesima e dell'accordo di settima con l'aggiunta della nona diesis, nonché della tredicesima bemolle. Sono argomenti che in parte ho già trattato, ma che vado a, integrare, perché questi due accordi, che sono ovviamente accordi di dominante, quindi hanno la propensione a risolvere al solito sul quarto grado della loro scala, in realtà sono accordi molto, molto simili. Questo perché? Beh, allora, diciamo questo: se noi sul nostro pianoforte andiamo a suonare una nota, voglio proprio partire, magari esagerando anche un po', una nota può appartenere ad una miriade di accordi, perché no, logicamente io suono un do, il do può appartenere all'accordo di do maggiore, di la minore, di fa, di la bemolle e quant'altro. Se io vado a suonare un bicordo, però, do mi, anche esso farà parte di parecchi accordi, molti meno logicamente, perché ho inserito una nota in più. Quindi se io suono do e mi, certamente potrò suonare un accordo di do mi sol, potrò avvalermi di questo bicordo per suonare per esempio una triade di do maggiore, ma potrei suonare anche un do settima maggiore, unitamente se aggiungo il re, un accordo di nona con la settima maggiore, oppure un do settima, ma potrei suonare grazie al mio do mi anche un la minore, che può diventare la minore settima, con la nona o con l'undicesima. Il mio do mi potrebbe fare parte di un accordo di fa settima maggiore, magari con l'aggiunta della nona, oppure ancora di un accordo per esempio di fa diesis semi diminuito. Eccolo qua, anch'esso contiene do e mi, ma per esempio un la bemolle con la quinta alterata, che potrei suonare così, contiene anch'esso do e mi, questo bicordo.
Logico che se io vado a prendere un accordo, e questa volta lo implemento nel nostro Do Mi con un Sol, e qui logicamente le possibilità si riducono, perché Do Mi può essere certamente la triade di Do, io la posso implementare con la settima maggiore o la settima minore, entrambe implementate con la nona o con una sesta. E Do Mi Sol, sappiamo bene che nel momento in cui vado a mettergli un La al basso diventa un La minore settima, che io posso implementare al solito con la nona, per esempio. Il mio Do Mi Sol potrebbe far parte di un accordo di Fa nona con la settima maggiore, ma è chiaro che avendo in oggetto questa volta tre note, non più due, e le probabilità di ritrovarmi queste note in accordi più complessi, che comunque contengono Do Mi Sol, si riducono. Che cosa succede quando le note sono di più? Logicamente le probabilità si ridurranno ancora, ed è proprio quello che andiamo a prendere in esame oggi. Vale a dire, quante volte mi avrete visto nei video parlando della progressione secondo, quinto, primo, fare questo tipo di manovra. Io suono Re minore nona, un Sol tredicesimo e un Do nona con la settima maggiore. Bene, vorrei proprio incentrare l'attenzione oggi, in primis, su questo accordo. È un Sol tredicesima che nella realtà prevede 1, 2, 3, 4, 5, 6 suoni, ma che con la destra realizziamo suonando solamente 4 note, perché sappiamo bene che la quinta possiamo anche eliminarla somigliando molto alla tonica. Quindi il nostro Sol tredicesima, composto da Fa, La, Si e Mi, e con il Sol al basso, eccolo qua, dà origine appunto ad un accordo che è comunque dominante, perché è un accordo di settima, contiene la settima minore, e quindi molto probabilmente mi condurrà a risolvere, a chiudere il mio discorso armonico sul quarto grado della scala. Il quarto grado della scala di Sol è Do, e quindi dopo un Sol tredicesima io mi troverò nelle condizioni di suonare un Do, ma anche un Do minore. Anche se quando siamo in presenza di un accordo di tredicesima seguito da un accordo minore, sarà molto più probabile che noi ci si trovi a suonare un Mi bemolle nonché un La bemolle. Ma sappiamo anche che nel jazz, soprattutto, certe regole armoniche vengono anche disattese, quindi nulla vieta di trovarsi di fronte ad un accordo di tredicesima che va a risolvere in un centro tonale minore. Allora, questo che è un voicing, un box, possiamo chiamarlo come vogliamo, composto appunto da quattro note, nel momento in cui io vado a mettere una certa tonica, in questo caso il Sol, mi dà appunto origine, dà origine ad un accordo di Sol tredicesima. Ma come abbiamo visto per gli esempi precedenti, io posso mettere anche una tonica diversa, e diversa sarà la sonorità e quindi l'armonia che darà vita, che queste note daranno vita, che alle quali queste note daranno vita, forse più corretto dire così. In particolar modo, se io invece del Sol vado a suonare il Re bemolle, che poi, guarda caso, è il tritono di Sol, cioè quella nota che dista un intervallo di tritono dal Sol. Questo accordo, che è un Re bemolle, dicevo, contiene anch'esso lo stesso tritono di Do, tant'è che parliamo proprio di sostituzione di tritono quando facciamo questo genere di manovre. Ma se io questo accordo vado a suonarlo non solamente avvalendomi di terze di settima, vale a dire, io suono Sol al basso, Fa e Si, cambio la mia tonica, do origine, quindi faccio la cosiddetta sostituzione di tritono, no? Io
secondo, quinto, primo, lo realizzo proprio attraverso un re bemolle settimo. Entrambi mi condurranno a risolvere in do. Ma io in questo caso sono nella condizione di suonare un sol tredicesima, che contiene quindi la nona e la tredicesima appunto in mi. Se cambio la mia tonica, metto una re bemolle, io do origine a un accordo che è molto diverso, è sempre un accordo di dominante, ripeto, ma è un accordo di settima, nona, diesis però. La nona di re bemolle sarebbe il mi bemolle. E quindi la sonorità è molto diversa, io non posso fare una sostituzione di tritono così. Ci può anche stare, ma è molto forzato, proprio perché sono andato ad aggiungere delle tensioni alla mia terza e alla mia settima, note che vanno a caratterizzare l'accordo di dominante. Io aggiungendo una nona e una tredicesima do proprio vita ad un accordo che mi avete visto tante volte prendere così. Vale a dire, se io questo accordo di, ripeto, questo è un re bemolle settima, nona diesis con la tredicesima bemolle, io non suono un do ma un do bemolle, ecco qua, riportiamo questo stesso accordo con un basso di sol, terza, tredicesima bemolle, settima, nona diesis, eccolo qui il mio accordo che mi porta a risolvere il maggiore, ma come sentite anche in minore tranquillamente. Che cosa voglio dire con questo? Che lo stesso voicing, questo fa la do, fa la si mi, in questo caso perché parlavamo di un sol tredicesima, può dare origini a due accordi diversi, uno di tredicesima, uno di settima nona diesis con la tredicesima bemolle, a seconda della tonica che io vado a mettere. Non sono in realtà gli unici due accordi che questo voicing può, a cui questo voicing può dare vita, perché io potrei per esempio mettere al mio basso un re. Estate. Prendo sempre ad esempio estate quando mi capita di suonare un accordo minore con la sesta, in questo caso anche con la nona, perché se io metto un basso di re, questa sarà la terza, questa la quinta, questa la sesta, questa la nona, ma le note sono sempre quelle, io vado sempre a suonare fa la si e mi. Eccetera, eccetera. Un altro accordo che possiamo interpretare sempre utilizzando questo voicing, per esempio, è un si semidiminuito. In realtà il nostro si semidiminuito dovrebbe essere composto dalle note si al basso e fa la re, che poi sono le note di un accordo di re minore. Io suonando il si vado semplicemente a ripetere la tonica. Suonando il mi io vado a suonare e vado a implementare questo mio accordo. Io faccio in pratica un movimento secondo, quinto, primo, in questo caso si semidiminuito, mi settima e la minore. Quindi abbiamo visto come un sol tredicesima può trasformarsi in un re bemolle, settima nona diesis con la tredicesima bemolle, in un re minore, sesta nona, o in un semidiminuito con questa estensione. In pratica il mi è un undicesimo. Ok. Bene, allora... Adesso
inserisco in questo video il primo dei quattro video che ho realizzato, dove vado in pratica a fare che cosa? Qui sta, in questo consta l'esercizio. Io vado a fare un circolo di quarte o di quinte, c'è un po' di confusione su questo discorso, nel senso che io partirò da un sol tredicesimo, andrò a suonare un do tredicesimo, quindi un fa tredicesimo, pardon, qua. Casino, anche perché non è un esercizio per niente facile. Quindi un si bemolle tredicesima, quindi un mi bemolle tredicesima. Farò tutto questo giro. Anche qui ho sbagliato. Questo è l'accordo giusto. Questo è l'accordo giusto. Questo. Quindi questo. No. Questo. Poi chiuderò nella realtà con un accordo di do settima, do sesta, piuttosto che un accordo quartale. Vedete che difficoltà? Va bene, io devo anche parlare, quindi sono anche un po' distratto da questo, ma è un esercizio per niente facile. Quindi, ricapitolo, poi adesso lo vedete nel video, io con una base, naturalmente swing, una base che viaggia su 123 bpm, e che è questa. Io andrò a fare una cosa di questo genere. Tutto il circolo in pratica delle quarte, io le chiamo quarte perché il circolo delle quinte secondo me è una cosa diversa. Sul do. Parto con il sol in questo caso lo suonerò due volte perché voglio intendere così che il brano nella realtà vuole partire da una tonalità di do maggiore, perché è chiaro che se io suono un sol dominante come è il sol tredicesimo, significa che io sto per andare in do. Quindi nella realtà nel giro di quarte, il sol verrà ripetuto sempre in tutti e quattro gli esercizi due volte, per poi chiudere appunto in do. Direi che prima di fare partire il video, diciamo che la cosa più semplice per potersi ricordare gli accordi, adesso li ho suonati giusti, ma appunto non è cosa semplice. Bisogna sempre tenere in considerazione che data la tonica, e le toniche logicamente sono il sol, poi si andrà in do, poi si andrà in fa, poi in si bemolle, poi in mi bemolle, poi in la bemolle, poi in re bemolle o do diesis, poi in sol bemolle o fa diesis, poi in si o do bemolle, perché le scale hanno questa nomenclatura, poi andremo in mi, in la, in re, in sol e chiudiamo in do appunto. Facciamo tutto questo giro con salti di quarte. Il trucchetto, diciamo così, per potersi ricordare meglio questi voicing che continuano logicamente a spostarsi sulla tastiera, se noi vogliamo mantenere questo tipo di voicing, che è il voicing migliore per realizzare un accordo di tredicesima, a mio modo di vedere. Beh, dobbiamo, data la tonica, prendiamo il sol, e pensare che dobbiamo partire dalla settima. E facendo questo ragionamento non ci sarà difficilissimo. Adesso vado in fa, quindi io devo pensare ad un mi bemolle. La prima nota del mio voicing sarà un mi bemolle, suonato qua oppure qua. Direi qua sicuramente perché qui è troppo grave. Andando in si bemolle, io partirò da un la bemolle, ecco qua, e avanti così. Quindi vi lascio al video, e poi andiamo naturalmente avanti. Thank you.
Ecco, lo stesso lavoro in pratica, che vuole essere poi in realtà il secondo di questi esercizi, lo facciamo con gli stessi voicing, ma interpretandoli in maniera diversa. Vale a dire, il giro sarà sempre quello, la base sarà sempre quella, ma io questa volta partirò sì con un sol, ma con un sol, settima, nona diesis, con la tredicesima bemolle appunto. Per andare poi su un Do, che va alla stessa specie, sono tutti accordi ovviamente della stessa specie, sono tutti accordi, settima, nona diesis, tredicesima bemolle, che ovviamente si spostano di qua e di là dalla tastiera. Per poi andare a suonare un Fa, un Si bemolle, un Mi bemolle, un La bemolle, eccetera, eccetera. Adesso lo vediamo nel video. Qui qual è l'accortezza che bisogna avere per suonare tutti questi accordi che cambiano, l'esercizio è tosto, assolutamente, però se riusciamo ad avere la padronanza di queste armonie è grande cosa, secondo il mio punto di vista. Beh, prima suonando le tredicesime siamo partiti relativamente al voicing che dobbiamo suonare con la mano destra da una settima. Questa volta dobbiamo partire dalla terza. Ogni qualvolta noi andremo a cambiare la nostra tonica e il contrabbasso andrà insieme a noi. Noi partiremo con la terza nota dell'accordo, quindi il Si, con la tredicesima bemolle, la tredicesima sarebbe Mi bemolle. La settima è appunto la nostra nona diesis, nona più, nona alterata. Andiamo in Do, partiamo dalla terza, tredicesima. La tredicesima sarebbe La, tredicesima bemolle, settima, nona diesis. In Fa, partiamo dalla terza, qual è la terza di Fa? È il La. Qual è la tredicesima di Fa? È il Re. La suoneremo bemolle, questo Re. La settima di Fa è il Mi bemolle. La nona sarebbe il Sol, diventa un Sol diesis. E avanti, così. Guardiamoci quindi il secondo video. Bene, passiamo quindi al terzo di questi quattro esercizi. Naturalmente, man mano che andiamo avanti, si sale di difficoltà. Del resto, l'ho premesso che non sarebbe stata una lezione, diciamo così, per tutti, perché bisogna avere delle basi, per fare certe cose. Allora, adesso, facciamo in pratica quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè un circolo sempre di quarte. Cominciamo prendendo in esame l'accordo di tredicesima. Questa volta però lo faremo in modo a mani invertite, nel senso che le armonie non le faremo più con la destra e i bassi con la sinistra, ma bensì le armonie le andiamo a prendere con la mano sinistra. Quindi io vado già a posizionare il mio voicing con la mano sinistra, che vuole essere unitamente al basso di Sol, ma il basso ce lo darà il contrabbasso nella base. Se io vado a suonare il voicing che suonavo prima, con basso di Sol realizzo logicamente il mio Sol tredicesimo. Unitamente a questo, abbiamo una mano a questo punto libera, e con la quale andremo a fare che cosa? Andremo a suonare, e qui la cosa si complica un attimino. Andremo a suonare una scala bebop dominante, che altro non è che una scala misolidia, l'abbiamo visto, l'ho spiegato in una lezione dedicata alle scale bebop. Come
qui siamo in presenza di un accordo di Sol, ripeto, tredicesima, quindi la scala da usare volendo improvvisare sarebbe una scala mesolidica. Suonando questa scala io ottempero all'armonia che vado a suonare con la sinistra, nonché al basso, perché nella mia scala mesolidica sono presenti tutte e cinque le note. Il Sol, che è la tonica, ecco la nona, ecco la terza. La quinta non c'è, ma perché volontà mia che la vado ad omettere. Ecco la sesta, ecco la settima. Naturalmente, come spiegai quando parlai appunto delle scale bebop, le scale bebop nascono per squadrare maggiormente l'improvvisazione, per renderla congrua con una misura che è fatta, che è suddivisibile per quattro. Quindi se io vado a suonare una scala mesolidia, lasciamo perdere il ritmo. Comunque, 1, 2, 3, 4... Ecco, ad ogni inizio di misura successiva io non andrò a ricadere sul Sol, perché le note sono 7. La misura non è suddivisibile per 7, ma per 8. Ecco che i boppers si inventarono quest'altra scala. In pratica andiamo ad aggiungere la settima maggiore, siamo in Sol, in questo caso il Fa diesis, e questa ottava nota ci consentirà di regolarizzare in qualche modo la scansione e il procedere delle nostre note. Adesso io ho percorso due ottave in senso ascendente prima e discendente poi, e vedete che io vado a ricadere sul Sol esattamente la nota dalla quale ho cominciato. Non solo, ma io suonando adesso vado con la sinistra anche a sottolineare i bassi, i quarti, anzi le metà, per meglio dire, perché la misura 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Se io volessi comunque andare a sottolineare ognuno dei movimenti, la mia scala per ogni movimento vedrebbe il premersi, il suonare una nota che fa parte dell'accordo. Ogni volta che io vado a mettere giù il mio accordo con la sinistra, io vado a suonare una nota che appartiene appunto all'armonia. Sol, Si, Re, Fa, Sol. Mentre se io usassi una scala mesolidi normale, composto cioè da 7 note, in senso ascendente potrebbe funzionare. Ma già sulla seconda ottava io parto con un La. Quindi mi ritroverei a suonare. Adesso esco dalla telecamera, ma ho dovuto piazzarla così. Anzi, devo sistemare la telecamera. Ma è una cosa che faccio in diretta, perché non ricordavo che mi devo spostare, altrimenti voi non riuscite a vedere. Ho fatto un errore, come dire, tecnico, ma al quale provvedo immediatamente. Non so se è drittissima, ma comunque sono semplice, altrimenti poi non c'è la possibilità di suonare. Quindi nell'esercizio andiamo avanti, noi continueremo a ripercorrere il nostro giro, giro composto da tutti accordi che distano un intervallo di quarta, quindi Sol, Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, bemolle, come abbiamo già spiegato e come abbiamo visto negli esercizi precedenti. Ma suoneremo contemporaneamente con la mano sinistra il voicing riferito all'accordo di tredicesima. Questo è il basso. Faremo una cosa di questo genere. Ripeto, suoneremo una scala bebop dominante. Ora, dopo il Sol c'è il Do, e naturalmente il Do tredicesima che andremo a prendere qui. Ci arriva? Senti, do un'occhiata che la telecamera inquadra esattamente le mani, adesso come giusto che sia, perché prima suonavo di qua, adesso sono tutto spostato verso la parte più acuta del pianoforte.
Siamo quindi nella situazione di suonare con la sinistra un Do tredicesimo, Si bemolle, Re, Mi e La. Poi tutte queste cose le vedrete scritte sul pentagramma nella dispensa di Andrea. E anche qui vado a suonare una scala bebop. Una bebop dominante, una misolite di Do sarebbe. Così, contenente il Si bemolle, la bebop dominante contiene anche la settima maggiore. Faremo seguire al Do, logicamente, il Fa, che prenderemo così. Ok? Il Fa, naturalmente, ecco, qui vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per il primo esercizio. Partiamo, siamo in Fa, partiamo dalla, relativamente al voicing che dobbiamo suonare con la sinistra, partiamo dalla sua settima, in questo caso il Mi bemolle. Mi bemolle, Sol, La, Re e qui la nostra scala bebop dominante. Seguente sarà un Si bemolle, e partiremo anche qui dalla settima, suonando La, Do, Re, Sol e qui la scala bebop dominante. Mi bemolle, eccetera. Adesso è cosa che vediamo nel filmato e che non è per niente semplice, sono convinto che vi metterà a dura prova. Vediamo il filmato. Bene, è per niente facile, torno a ripetere. Ora, l'ultimo dei quattro esercizi sarà ancora più difficile. Nel senso che, è come abbiamo fatto nel secondo, dove andremo a suonare, dove abbiamo suonato, accordi di settima nona diesis con la tredicesima bemolle, bene, faremo la stessa cosa e naturalmente questi accordi li andremo a suonare con la mano sinistra. Partendo dal Sol. Questa è la nostra tonica, il Sol, e queste sono le nostre note, Si, Mi bemolle, Fa e La diesis. È una nona diesis, non possiamo chiamarlo Si bemolle, è un La diesis. Che cosa andremo a suonare? Siamo in presenza di un accordo di settima nona diesis. C'è una sola scala che possiamo usare quando siamo in presenza di questo accordo, perché abbiamo anche oltretutto la presenza della tredicesima bemolle, ed è la famigerata scala super locrea, che spero si inquadri se parto da qua. Perché devo spostare ancora un po' la telecamera, perché sennò non mi si vede bene tutto il mio andamento. Allora, facciamo così. Perfetto. Chiaro che facendo questi esercizi la nostra mano sinistra continua a spostarsi, cosa che non andrebbe fatta, perché io la meno tempo, intanto così rivolte e rivolte, poi vado a fare un esercizio che vede la mia mano che continua a spostarsi sulla tastiera, ma vuole essere un esercizio, quindi qui il discorso dei rivolti e della mano che deve... deve essere nella realtà, la mano deve spostarsi il meno possibile, ma ripeto, questo è un esercizio. Quindi noi partiamo dal nostro Sol settima nona diesis e andremo, dicevo, a suonare una scala super locale.
Ora, qui non la faremo bebop dominante, anche perché non esiste la super lock e bebop dominante. Adesso io mi ho fatto prendere la mano e sono andato a suonare queste note che però ci stanno. No, qui molto semplicemente conteremo un, perché chiaramente le note sono sette nella scala super lock, quindi non possiamo farla cadere in battere, altrimenti se partiamo col battere. Di questo genere, quindi faremo un e andremo a suonare le nostre sette note. La riporto qui che si vede meglio e ha una sonorità anche migliore. La scala superlocchio è una scala molto 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 usata perché è molto una scala molto sofisticata, dalla sonorità molto sofisticata. È molto bella da suonare, a mio avviso. Composta da quali note? Partiamo naturalmente dalla tonica per suonarla. Quindi dalla nona bemolle, in questo caso un la bemolle, la nona diesis, che naturalmente è compresa nel nostro accordo, logicamente. La nostra terza, il si, la quinta bemolle che è re bemolle, la quinta diesis che è re diesis, la settima che è il fa. Sol, nomenclatura strana perché nel caso della super locker di sol noi non andiamo a chiamare le note né con il nome do né con il nome mi, ma così vuole la regola, proprio per mettere in evidenza il fatto che stiamo suonando delle nona bemolli e delle quinte aumentate. Non per niente gli anglosassoni chiamano questa scala di altered scale, cioè la scala è alterata perché proprio presenta. In pratica, se noi andiamo a suonare una scala di sol maggiore, ecco, una scala di sol maggiore presenta la terza, che è presente anche nella superlocchia, perché logicamente ci dà la modalità, non potrebbe essere diversamente, perché siamo in presenza di un accordo maggiore, la superlocchia è comunque una scala maggiore. Però vedete bene che in relazione alla scala maggiore di sol, questa superlocchia ha in comune solo queste due note, la tonica, il gioco forza, e la terza, ancora gioco forza, possiamo dire, perché, ripeto, ci dà la modalità. È una scala appunto che si usa sugli accordi di dominante, che sono accordi maggiori. Tutte le altre note sono alterate. Il La addirittura è alterato e viene suonato, è inteso appunto come nona bemolle e nona diesis, così come la quinta. La quinta viene interpretata come bemolle, bemollata o diesata. Usiamo questi termini un po' così, non proprio di italiano purissimo, ma che danno l'idea di quello che stiamo per fare. Allora, io vado a posizionare la mia mano suonando sempre il solito voicing. Il voicing è sempre quello del nostro che qua chiamavamo sol tredicesimo, riportato qui. Sempre con il basso di sol, dà origine appunto a un accordo di settima nona diesis con la tredicesima bemolle, dove andiamo appunto a suonare una scala superlocchio. Faremo al solito il nostro giro che prevederà dopo il sol un do. Questo è il voicing che noi dobbiamo suonare per realizzare un do settima nona diesis con la tredicesima bemolle, e la scala superlocchio sarà questa. Andremo quindi in Fa e la scala superlocchio sarà questa. Naturalmente, nella scala superlocchio si può notare una cosa che può essere anche utile nel momento in cui andiamo a suonarla, perché la scala superlocchio non è molto diversa da una scala diminuita, e difatti parte con che cosa? Con un castelletto. La scala diminuita, che parte dal castelletto del sol, ha 8 note. Sappiamo che è una scala ottofonica, ma le due scale si somigliano molto proprio perché hanno il castelletto di partenza, poi eccolo qua, poi
poi la diminuita si sviluppa in alto modo perché prevede la presenza, è vero, del do diesis, del re bemolle, ma poi si suona il re e il mi per giungere sul fa. Quindi queste due note, re e mi, non fanno parte della scala superlocuo. Questa è la diminuita, voglio che sia ben chiara la differenza. Ma hanno il castelletto in comune, il castelletto di partenza è composto dall'alternanza di un semitono, un tono, un semitono, è prevista in tutte e due le scale. Ecco la superloquio ed ecco la diminuita. In pratica fino a qui le prime, in pratica, cinque note delle due scale sono le medesime. Lo sviluppo poi è diverso dalla quinta nota in poi. E per ricordarsi con più facilità questa scala superlocuia, io consiglio appunto di memorizzare bene i castelletti e dopo aver suonato il castelletto procedere per toni. Il re bemolle è dista un intervallo di un tono dal si, il re diesis un altro intervallo di un tono, tra il re diesis e il fa c'è un intervallo di un tono e a chiudere tra il fa e il sol un altro intervallo di tono. È chiaro che per quanto riguarda il sol, il do e il fa, il castelletto è di, ecco perché io mi sono inventato questa storia dei castelletti che non esiste, se andate sul manuale di armonia di Walter Piston, per dirne uno, cioè il castelletto non esiste, è una cosa che mi sono inventato io, perché a parere mio è molto facile identificarla sulla tastiera, identificare questo gruppetto di quattro note così importanti che danno molto una grande sonorità, molto jazzy, e sulla tastiera sono facilmente identificabili quello del sol, del do e del fa, perché hanno la stessa, lo stesso andamento, tasto bianco, tasto nero e tasto bianco. Fa, sol, do. Ma è l'unica situazione in cui si presenta questo andamento, perché se io vado a suonare la scala superlocuia di si bemolle, che è così composta, le note di partenza certo che sono quelle di un castelletto, ma visivamente non appaiono come queste, che proprio ricordano, almeno a me hanno ricordano, chissà perché, un piccolo castello, e ecco perché lo chiamate così, ma anche questo va considerato come un castelletto. Vedete che la sonorità è quella, no? Questa è una scala superlocuia di si bemolle, che procede logicamente sempre così, semitono, tono, semitono, e poi quattro toni per riapprodare sulla nota di partenza. Non è cosa facile, ma questo esercizio vuole proprio mettervi nella condizione di conoscere bene queste scale superlocuie, grazie appunto al giro di quarte, alla base, al filmato che adesso andremo a vedere, perché, ripeto, la scala superlocuia è usatissima nel jazz e si sa che anche se noi suoniamo un brano in do maggiore, cosa abbastanza rara nel jazz, ma può capitare, noi probabilmente la dominante di do e sol suoneremo molto facilmente la scala di do, ma se il brano va a un certo punto presenta un'armonia che può essere questa di un mi che risolve in la, noi dovremmo usare sul mi, potremmo usare, se l'accordo lo interpretiamo come un mi settima non a diesis con la tredicesima bemolle, andremo a usare la scala superlocuia di mi, che è così. Vedete la sonorità sempre del castelletto iniziale e poi lo svolgersi man mano di tutte note che distano un tono una dall'altra. Eccola qua. Quindi, anche se io sono in do, una scala superlocuia di mi la posso suonare come? Così come posso suonare una scala di la, perché il la mi porta, per esempio, sul re minore. Il re minore è addirittura un accordo armonizzato sulla scala di do. Quindi io sono assolutamente nelle condizioni di suonare un la.
sicuramente preso così è piuttosto grave. E adesso c'è un'altra cosa che vado a dire. Sì, ma si vede anche qua. Quindi andiamo a prenderlo qui, il nostro accordo di La settima nona diesis con la tredicesima bemolle. Questo è proprio l'accordo nella sua completezza. E la scala da usare sarà una super locker di La. Ecco il castelletto. E a seguire tutte note che distano un tono. Non è cosa facile, ma ripeto, questa scala la si può trovare veramente e si può essere nelle condizioni di usarla in qualsiasi tonalità, nel senso che in Do, vi ho fatto vedere, possiamo trovare un Sol dominante, un Mi dominante, un La dominante, ma non solo, anche un Re. Io sono in Do, se suono un Re, io, mettiamo che faccio un brano che adesso naturalmente la mia mano sinistra si vede parzialmente perché ho dovuto spostare la telecamera, ma sì, io sono un brano che fa così. E voglio mettere quale tensione su questo Re, su questo secondo grado maggiore, vado a mettere un accordo di settima nona diesis con la tredicesima bemolle, bene, io devo sapere che la mia scala super locker di Re è questa. E ogni volta è chiaro che la scala mantiene a livello di rapporti tra una nota e l'altra, è evidente che sono sempre quelli, semitono, tono, semitono, tono, 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 tono. Ma è chiaro che la nostra tastiera è formata da tasti bianchi, tasti neri che si alternano, quindi gioco forza, ogni superlocrea visivamente parlando è diversa da qualsiasi altra. Fatto salvo, direi proprio per quelle che a mio avviso, e sono il Sol, il Do e il Fa, visivamente parlando quantomeno iniziano con il castelletto che è più facilmente identificabile. Queste sono le tre superlocche di Sol, di Fa e di Do, che sono abbastanza semplici. Ma non deve spaventare, per esempio, suonare una scala superlocchia di Re bemolle, una gella, madonna, una superlocchia di Re bemolle o di Si. Nella realtà sono semplicissime. Se noi andiamo ad analizzare, io voglio suonare una superlocchia di Re bemolle. Eccola qua. In pratica sono tutti tasti bianchi, fatto salvo per il Re bemolle. Eccola qua. Voglio suonare una scala di superlocchia di Si. È un Si dominante, mi può portare tranquillamente in Mi minore, no? Io sono in questa situazione. Ecco il mio accordo di Si settima, nona diesis con la tredicesima, implementato con la tredicesima bemolle, e mi porta in Mi minore. Accordo armonizzato sulla scala di Do. Una situazione che posso trovare tranquillamente in un brano che è in Do maggiore, ma se voglio suonare una superlocchia di Si, madonna la superlocchia di Si, niente di più semplice, perché adesso ve la suono. La superlocchia di Si è semplicissima, perché sono tutti tasti bianchi, questa volta fatto salvo per questo Re diesis. Quindi, certo, occorre mettersi lì, studiarla, e questo video è volto in questo senso, per cercare di avere una certa dimestichezza con queste scale, perché sono usatissime, e ripeto, in un brano siamo nella condizione, volendo, logicamente se al solito siamo liberi e non abbiamo altri strumenti che ci vincolano armonicamente, siamo liberi di mettere superlocche un po' dappertutto, volendo, E quindi è bene conoscere queste scale, conoscere e averle ben chiare. Nel video che segue adesso, appunto, c'è lo sviluppo del giro delle quarte con i voicing realizzati con la sinistra e tutte le scale superlocche con la destra. Vediamolo. Thank you.
un bel casino, anche perché quando si ha una base, logicamente la base va avanti, quindi se commettiamo degli errori o abbiamo delle incertezze, la base continua inesorabilmente ad andare avanti e bisogna a questo punto o si ricomincia da capo finché ci è entrata nella zucca questa benedetta scala superlocchio, nonché i voicing con la sinistra, che sono un altro bel casino anche loro. Oh, va detta una cosa, ripeto, questo è un esercizio che ci vede appunto andare qua e là, anzi su e giù per la tastiera, dirò meglio. Questo perché? Perché appunto io ho voluto impostare questa lezione cercando di andare a sottolineare la similitudine che c'è tra un voicing che vuole essere un accordo di, e dai, lo faccio qua se non si vede, di tredicesima, e quello che invece vuole essere un accordo di settima nona diesis con la tredicesima bemolle. Questa è la sonorità migliore per ottenere l'accordo di settima con la nona diesis. È chiaro che se io questo si bemolle, invece che suonarlo qua, lo vado a suonare qui. Sentite? È chiaro che facendo così, io per esempio sto suonando un do settima nona diesis, la cui sonorità è accettabile in questa posizione, e poi devo suonare il mio accordo di sol settima nona diesis, vado a prenderlo qua. Chiaro che potrei suonarlo così, ma questa è una dissonanza molto forte, perché in pratica non dimentichiamoci che io sto suonando un sol con una terza minore e una terza maggiore. Allora, o piace questo genere di sonorità, io non faccio parte di questa schiera, quindi io, se sono in una condizione di voler suonare e cercare di avere le mani poste nel modo più corretto, cioè al solito a cavallo del do centrale, nel momento in cui devo suonare un accordo alterato, comunque un accordo di dominante con delle tensioni interessanti, io il sol non lo vado a suonare qua, non suono una settima nona diesis, o se lo faccio è ancora accettabile questa posizione, perché il si è sotto il do centrale, va ancora bene. Ma io per esempio, quante volte mi avete visto usare se molto semplicemente un accordo di settima con la quinta alterata, dove vado a comunque a usare una scala superloquia. Ecco perché bisogna conoscerle bene. Dicevo, questo sol settima nona diesis con la tredicesima bemolle, madonna, gli vera un'ora, domani che l'accordo qui, ci vuole un'ora solo per pronunciare la nomenclatura esatta. Ma questo è. Dicevo, si può suonare così. Se a uno piace questo tipo di sonorità, a me non piace, non mi vedete mai prendere un accordo del genere così, perché è troppo evidente questa dissonanza, a parere mio. Quindi io questo si bemolle lo trasferisco un'ottava sopra e vado a sviluppare il mio accordo così. È chiaro che dovendo fare un circolo di quarte, io continuo a spostarmi, perché ogni accordo dista un intervallo di quarta dal precedente. Quindi inizierò con al solito il sol che prendo così, poi il do lo prenderò così, il fa lo prenderò così, il si bemolle lo prenderò così, non è facile neanche prendere i voicing, quindi il bemolle lo prenderò così e avanti di questo passo. Qui è una questione di scelte, una questione di gusto personale. Se si vuole rimanere compatti, come da un certo punto di vista è giusto, e suonare gli accordi tutti a cavallo del do, allora il sol lo dobbiamo prendere così e restiamo lì. Il fa sta bene così, il do, pardon, se lo si può prendere così. Certi altri accordi cominciano a diventare sconvenienti, tipo il si bemolle. Se io vado a prendere un si bemolle settima nona diesis con la tredicesima bemolle usando questo tipo di voicing, o lo prendo qui, ma poi ho poco spazio per improvvisare. Questo è il mio basso, non si vede, ma sto suonando un si bemolle. Se lo vado a suonare qua è certamente molto grave, anche perché questo re relativamente al si bemolle è la terza, e la terza è proprio la nota
meno conveniente da usare sui tasti più gravi, perché va a creare questa cosa con la tonica. Quindi il Si bemolle andrebbe suonato in questo caso, lo rivoltiamo qua, la nona diesis, andiamo a suonarla qui e quindi il nostro accordo potrebbe essere suonato così. Ma secondo me, ripeto, intanto non è sbagliato a farlo, perché le note sono quelle, le note sono giuste. Io sto suonando le note di un accordo, di Si bemolle settima, nona diesis, quarta tredicesima bemolle. Ma viene a mancare, così facendo, la nona diesis al canto, che è proprio lei che va. Oltretutto ci dà questa sensazione, questa possibile chiusura. Se io vado a suonare questo, certamente io suono quell'accordo, ma non mi canta più la nona diesis. Quindi è un po' una scelta, o andiamo un po' su e giù per la tastiera realizzando questo tipo di voice, oppure le note le sistemiamo in altro modo, avremo un altro tipo di sonorità. E quindi è una scelta, direi, assolutamente personale. Oppure, come faccio io quando sono in questa situazione, suono un accordo dominante diverso, magari altero la quinta, piuttosto che metto un decesima eccedente. Adesso affrontare tutto ciò sarebbe improponibile, anche perché devo dire che in questo video siamo già a 54 minuti, più i 4 video che ho inserito, siamo a quasi un'ora di video. Bene, amici, allora vi ricordo la disponibilità della dispensa di Andrea relativa a questo video e ai 4 esercizi da fare, le 4 basi MIDI, nonché 2 basi MP3, una con 123 di BPM ed un'altra più lenta che adesso devo ancora registrare, quindi mi studierò, ma voglio mettervi nelle condizioni di realizzare, se vorrete, naturalmente, questi esercizi più lentamente. Più di così, sinceramente, non so che cosa fare. Bene, amici carissimi, grazie per essere stati con me tutto questo tempo. Mi complimento con coloro che non si sono addormentati. Un abbraccio e a presto con il Tino Carugati.